Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2, scusate, 521esima puntata. Allora ragazzi, è successo una delle cose per cui, vedete, stavolta me ne sono accorto. Sono partito dalla Rochelle e a parte che, vabbè, ora vi dirò tutto con calma, non ho acceso il microfono per registrare. Allora, a dire il vero, lui mi faceva fare sta strada per prendere questo viaggio. Andarsi di qui perché è un viaggio che arriva fino a questo paese qui. E mi avrebbe fatto fare tipo una strada così, così e poi qui prendere il traghetto. Però dato che questa strada io ci tengo molto a farla, ho deciso di prenderla. Va bene. E ora, quindi a questo punto penso che questo punto neanche più mi serva. E niente ragazzi. Mi sono un pochino anche ho sbagliato a mettere il cambio perché gli ho cambiato il cambio a questo camion. E gli ho messo quello GRS 905R, che è giusto di per sé. Solo che gli ho messo il differenziale 380 invece che 308. E quindi mi sono sbagliato. Ho fatto un video di 42 minuti e insomma 43 minuti dove spiegavo tasto per tasto tutti questi dello Scania. Ci credete che non ho acceso il microfono? Vabbè, e intanto si può vedere da quanto sono fermo, ho fatto 6 ore di pausa. Va bene. Allora, giusto per non farci mancare nulla, ricominciamo. Tiriamo su il volante e ricominciamo da là. Allora, il primo che vedete là sulla sinistra, vabbè, allora qui abbiamo specchio sinistro, specchio destro, regolazione, poi tiri su e giù il finestrino, qui vabbè, la maniglia per uscire. Poi cominciamo da quello, poi occhio che dedico a destra, a destra, a destra, e quindi andiamo avanti. Allora, il primo a sinistra è il blocco del differenziale. Ora qui apriamo una piccola parentesi. Il differenziale su questo blocca direttamente il differenziale e via. Su i doppio ponte, il camion doppio ponte, che ne so, i 6x4, quello ha una funzione diversa. Parlo di Scania. Non è che una funzione diversa. Ha tre scatti. Su questo è o sbloccato o bloccato il differenziale, perché ha un asse motrice. Invece quelli là, che ne hanno due possibili asse motrice, hanno tre posizioni. La prima, che è che tira un solo asse e ovviamente differenziale sbloccato, quindi è spento. La posizione prima, insomma. Poi la seconda posizione hai il primo, entrambi gli assi motrici, però che hanno trazione, però con il differenziale sbloccato. E invece il terzo scatto, il terzo click, hai entrambi gli assi motrici che hanno trazione, in più hai anche il bloccaggio differenziale, il differenziale bloccato su quegli assi. Ecco, su questo è più semplice, o è spento o è acceso, perché abbiamo insomma un camion normale, non è un doppio ponte. Poi abbiamo il sollevamento o abbassamento del carrello. In questo caso lo possiamo fare. Ci compare anche una spia là. Eccola lì, quella lì è la spia. E alza e abbassa il carrello, che è questo qui che ora vedete che si alza. Ecco. Eccolo lì. Che si usa per consumare di meno in genere. E poi quello a destra è il pulsante che carica il peso dell'asse motrice. Scusate, dell'ultimo asse sull'asse motrice. Voi mi direte, com'è possibile? Senza tu starlo ad alzare completamente, perché anche se hai l'asse intelligente, che ormai penso ce l'abbiano tutti al giorno d'oggi, sì, ce l'hanno tutti, non te lo fa nemmeno alzare. Quindi, come fai se sei sulla neve piantato e ti serve trazione qui, però metti che sei caricato con 400 quintali e 100 sono qui. Ne hai 150 e 150. Se vuoi portarne, se vuoi dare più peso a questa, schiacci quel tasto e lui scarica la pressione dell'aria su questo soffione. Perché comunque questi qui dietro hanno i soffioni, mi sembra anche giusto. Scarica la pressione dell'aria su questo soffione e la carica su questo. Quindi lui cosa fa? Toglie quindi pressione su questa ruota per metterla su questa e quindi avrai più trazione. Sempre i 400 quintali ne avremo magari 100, 300 e 100. Ciao, 100, 200 e 100, oppure 100, 150, insomma, abbiamo più peso qui. E quindi è meglio.
Allora, ricominciamo, rientriamo dentro. Abbiamo anche sull'ultimo, l'ultimo sulla destra, abbiamo il sollevamento dell'asse sul rimorchio, del carrello del rimorchio. Eccolo qui, si tira su in questo modo. Alcuni ce l'hanno manuale, alcuni ce l'hanno automatico, insomma, dipende un pochettino. Poi, qui c'è il comando per le luci e i tergicristalli. Allora, abbaglianti, che su questo ho constatato prima che sono al contrario, perché tu li metti il flash e spingi indietro e poi li metti fissi e invece tira avanti. Quindi ok. Invece le frecce sono così. Eccole così. E poi ci sono i tergicristalli che, come vedete, lo fai diciamo girare così. Ecco. Questa è la funzione di quello. Non c'è la possibilità di lavare i vetri su Euro Truck. Perfetto. Ora, il volante lasciamolo per ultimo assieme al cambio, per cui tiriamo giù il retarder. Allora, cominciamo da questo. Forse se tengo questa grafica con il mouse è anche meglio. Allora, questo qui è il... elimina i fumi bianchi, quindi nel caso vi serva, non so sinceramente per cosa serva, però elimina i fumi bianchi, per cui... niente. Questo è il tasto per il freno motore in automatico quando tiri giù il retarder. Quindi ti aiuta un pochettino. Oppure, a quanto pare, negli streamline nuovi su cui io non sono mai salito, cioè non ho mai avuto uno streamline, quindi non posso dirvelo. A quanto pare, se schiacci il freno, uno streamline che è come questo, quindi nel gioco, ti si attiva in automatico. Poi questi due tasti, ora ne parliamo un attimo. Nella realtà non esistono, cioè ne esiste solo uno, che sarebbe questo di qui, con una sola funzione, cioè uno con due funzioni. Un secondo, ragazzi, che mi suonano la porta. Ok, scusate. Vi dicevo che praticamente questo qui, nella realtà, qui c'è uno zero. Qui il tasto per l'EDC che è questo, quindi questo qui è l'EDC, quello che ti tiene alla velocità, il cruise control chiamiamolo, quello che ti tiene alla velocità, che abbiamo anche riportato qui sopra, ora ne parliamo. E sotto hai questo ACC, che è quello che ti tiene alla distanza automatica del veicolo che hai davanti. Qui è messo così, non chiedetemi perché, comunque fa niente. Ora tiriamo su questo e allora quel tasto lì è per le luci. Se tu hai qua sopra nel parasole, per quelle luci lì, luci di profondità e fen di nebbia, in base a tu dove le hai, che può essere, nel mio caso abbiamo luci di profondità e fen di nebbia, se non erro su questo, sì, dovrebbe essere così. Niente. Poi, dietro invece, quello lì, qui ci sono tutti i comandi luce, insomma, su questo pannellino che è, qui si vede un pochettino che è diviso. E lì ci sono i comandi luce. Questo sul trattore è la luce ralla, sul trattore stradale. Qui non lo so cosa illumini, essendo una motrice. Alcuni magari ce l'hanno, altri no. Magari dietro, insomma, dove la campana può essere. E questo i retronebbia. Poi abbiamo, ok, questo tasto qui che è Lane Departure Warning, che praticamente ti fa quando tu sei nella strada, se superi una delle due righe bianche senza azionare la freccia, lui fa trrrr e ti avverte, insomma, metti che ti addormenti, ti avverte. Poi qui abbiamo per disabilitare il sound del beep beep della retromarcia, insomma, eccolo. Poi, vabbè, lì c'è il manettino, questo qui. Qui abbiamo, ora metto qui che almeno vi comando tutto. Aspetta, forse se tiro un po' così è meglio. Ecco qua. Qui vabbè c'è tutto l'apparato del infotainment, Scania, radio, media, telecamera nel caso ne abbiamo, gestione del telefono tramite Bluetooth, com'è che non mi viene? Vabbè, insomma, qui abbiamo i due le due rotelline per volume e tracce, hai indietro opzioni, navigatore e mappa, perché abbiamo anche la possibilità di avere un navigatore sulla scheda SD. Qui abbiamo il V-Bus, ovvero riscaldamento da fermo, che funziona prendendo del gasolio dal
serbatoio e bruciandolo provoca, cioè, fa calore. Poi qui abbiamo il ricircolo dell'aria e qui abbiamo la ventola, abbiamo ventola da fermo, la P, vedete, parking, automatica che funziona quindi con questo 010345. Qui gli mettiamo la nostra temperatura e facciamo, insomma, se schiacci su Econ è più economico a quanto pare, e lui ti tiene questa. Qui invece abbiamo tutte le regolazioni, automatica. Qui apertura o chiusura della botola superiore, che in questo caso non abbiamo, ce l'hanno staccata, ce l'hanno rubata. Su alcuni è manuale, quindi questo è già buono. Poi qui abbiamo spento con l'apertura delle porte oppure accese fisse e sono le luci, queste qui grosse sopra. Eccole qua, queste. Poi qui abbiamo le luci individuali, insomma, quelle vedete, vi fa anche la luce da una parte. E qui abbiamo la luce, le luci che hanno anche questo nome, ma ora non mi ricordo, che praticamente sono quelle lucine che ti compaiono rosse. Qui dietro metti che fanno una lucina rossa, qui sotto, qua, qui sotto da me che ora non si può vedere, ambient light, una cosa del genere si chiamano. Poi abbiamo, beh, ausiliario, sbrinamento specchi nel caso siano congelati o qualcosa, e qui abbiamo il pulsante per l'antifurto, nel caso vediamo magari qualcuno si gira fuori dal camion con un fare sospetto, noi schiacciamo questo e suona. Stacca batterie, importante nel caso abbiamo qualche dispersione di corrente. E basta su questo, sì, perché dietro non c'è la centralina. Ok, anzi, per finire i tasti, ora prendiamo un top line che ne ha altri due. Vi faccio vedere. Allora, premetto che questi qui non riesco bene a capire. Questo lo so che c'è scritto IDLPS sopra. Forse se faccio così si capisce meglio. No. Questo non riesco bene a capire. Allora, questo IDLPS ora poi dopo vi spiego. Questo qui non riesco bene a capire. Poi quando avremo un top line ci zoomo e ve lo dico. Ma dovrebbe essere, vedendo anche la posizione, quello che scarica in automatico i dati dal cronotachigrafo e li invia, insomma, al computer, alla base. Ecco, IDLPS praticamente quando tu accendi le posizioni si accendono una e una due. Se accendi IDLPS si accendono anche queste tre qua sopra, che sono una optional anche quelle. Poi il cambio, parliamo del cambio. Questo è l'OptiCruise, la leva dell'OptiCruise. Se la tiriamo indietro 5 scatti, comunque 1, 2, 3, 4, 5, retarder. Con la possibilità di renderlo automatico quando premiamo sul freno mettendo su automatico. Qui c'è 0 o 1, lo sposti sulla destra, lo metti su automatico e così quando metti il piede sul freno si si attiva anche il retarder. A quanto pare sui nuovi Streamline, quando tu metti il piede sul freno col retarder, insomma, così automatico, lui ti tiene la stessa velocità. Tu praticamente sei, che ne so, 70, sei giù da una mega discesona, tu tocchi un attimo e poi togli il piede dal freno e lui in automatico ti tiene quella data velocità con l'uso del retarder. Insomma, rallenta, se poi vuoi toglierla, basta che acceleri semplicemente. Qui abbiamo, se giri avanti vai in drive, se giri indietro vai in retromarcia, perché questo è il cambio automatico. E se tu lo giri avanti vai in drive, poi lo giri ancora una volta avanti, cambi tre modalità, che in questo caso possono essere standard mode, eco mode e power mode, che poi ora non vi sto a spiegare cosa cambia tra tutte, semmai in un video apposta, cioè apposta, in una puntata apposta. Ora vi dico solo questa cosa, puoi averne al massimo tre, puoi anche averne solo una. Hai anche l'off-road mode, ma in questo caso per un camion del genere non ci serve. Poi spingendo giù questa leva scali, tirandola su cambi. Ora vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, lì c'è scritto AM perché significa che se tu schiacci qui di fianco, ora non si vede, c'è un pulsante, se tu lo schiacci lui va in manuale.
Ovvero lui non cambia, non scala più, de cioè devi farlo te. Beh, il manuale devi farlo te. Ok, credo di essere quasi alla fine, anche perché non ho quasi più di voce. Veramente, ho registrato tipo tre quarti d'ora prima. Qui abbiamo alza il volume, abbassa il volume, prossima traccia precedente, prossima traccia source che riguarda lo Scania infotainment. Poi abbiamo il reset e off, oppure più e meno dell'EDC, aumenti, diminuisci, lo togli senza stare andare a schiacciare il tasto, oppure resetti. Qui lasciamo un attimo perdere questo. Qui abbiamo il downhill speed, stessa identica cosa, aumenti, diminuisci, resetti e spegni, questa funzione che praticamente ti tiene in discesa una massima velocità, ti tiene una velocità tra che ne so, gli metti che non deve superare gli 85, e lui se supera gli 85 inserisce in automatico il retarder. Questa è una funzione che c'è sugli streamline. Qui aumenti e diminuisci la distanza del veicolo che hai davanti se hai questo sensore qui. Ecco. Ora, per avere questa funzione qui in realtà, che ora dove è finita? Qui sotto, perché puoi benissimo spostarli, alcuni ce l'hanno qui, alcuni ce l'hanno qui, alcuni ce l'hanno qua perché non hanno questo. Insomma, un pochino incasinato. Dovresti anche avere negli streamline, hai una specie di cosa così qua, che è la telecamera. E su questo non l'abbiamo perché Eurotruck non l'ha prevista, insomma. Ora, dato che siamo a 9 minuti, partiamo, dato che abbiamo anche da farci un po' tanta di strada, partiamo. Ok, perfetto. Abbiamo fatto tipo, quante ore abbiamo fatto di pausa? 7 ore, ma sai che io ti dico che riparto alle 7. Cioè, lo so, oramai non mi conveniva più andare. Riparto alle 7, faccio prima. E com'è che sono tutti bloccati? Boh, sarà che sono stato tipo mezz'ora fermo qua e sintavo. Ma veramente c'è tutto bloccato, guardate un po'. Tutti in prima corsia ovviamente. Per cui quelli che si comprano il telepass ovviamente possono passare. Se non ci fossero questi che intasano perché si vogliono infilare questi qua. Io non capisco se è due o tre corsie, suppongo due perché la mia è due, quindi suppongo due. Guardate che casino che c'è. Vedete ragazzi, ho un rapporto corto perché ora sono a 90 e sto a 1400 giri. In realtà stai anche un po' di più con questo tipo, con questo cambio, però vabbè. Non ce l'ho sbagliato. Per stare ai giri che terrei con l'altro. Sì, non c'è la webcam sul volante perché prima l'avevo messa, solo che poi l'ho tolta, ho controllato che il microfono fosse acceso, visto che era spento, e quindi l'avevo già tolta, non avevo voglia di rimetterla. Sì, che per tenere gli stessi giri che avrei con la velocità a 90 dell'altro dovrei stare sui 73-75, visto grosso modo prima. Comunque se ho un carico di 140 quintali da portare da portare a casa, insomma quel posto lì. Ora ragazzi, scusate se mi calmerò un attimo a parlare perché veramente ho mal di gola. Non credo di essermi dimenticato nulla. Prima avevo spiegato anche un pochino qui queste tre quattro funzioni, come funzionano, però sinceramente adesso non ho voglia di ricominciare a spiegare, perché poi avevo detto lì c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, lì c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, e ora non ho voglia. Quindi nada per oggi. Comunque non so se avete notato, abbiamo ripreso il 520. A dire il vero, questa qui sarebbe la terza volta che registro la puntata, perché la prima mi ha crashato dopo tipo 300 metri il gioco. Fai conto, io sono uscito dal mio garage, che è qua. Sono arrivato alla rotonda circa qui dove sta il puntatore e mi ha crashato il gioco. E quindi ho ricominciato una puntata. E ora niente, finalmente posso stare. Questi cosa combinano? Posso stare tranquillo a starmene sulla mia destra, cioè sulla mia sinistra, che ho il camion
la guida normale. Qualcuno di voi mi ha detto che è tornato alla normalità il sound del retarder con la nuova versione della Sound Fix Spec. Ora, permesso, perché mi dovrei infilare. A me non pare. Se voi è tornato, ditemi un pochino che versione avete, così guardo cosa fare per farmelo tornare anche a me normale, più realistico. Questo qui non è che sia tanto realistico. In realtà fa tic tac tac tac. Qui fa click click click. Ah, comunque ragazzi, 99 su 100 sono stato al European Track Festival. Ve lo dirò dopo domani. All'European Track Festival di Brescia, l'autoparco Brescia Est. 99 su 100 perché non si sa mai. Quindi penso che a breve vedrete il video, a breve o comunque tra un po', penso qualche giorno, perché comunque un raduno ben più grande delle cost to cost, diciamo che è un pochino più laborioso forse da fare un video. Non so neanche se riuscirò a fare un video, perché se veramente ci mettono così tanti camion sarà veramente difficile. Guardate un po', cioè siamo a tipo 700 giri e sono in quinta. Beh, ora sì, abbiamo anche il cambio diverso, forse avete ragione. Sì, effettivamente è diverso. Però, cioè, un po'. Resta il fatto che eravamo sempre a 500, a 700 giri e il camion ci ha portato fuori come niente dal ritorno. Guarda il tram. Vi facevo vedere un po' di puntate qua. Perché qui sono fermi? Danno la percezione. Guarda, hanno fatto un incidente. Complimenti. Eravate fermi tutti e due. La stupidità artificiale di sto gioco. Facciamo qualche autosalvataggio. Cioè qualche salvataggio veloce, che non vorrei che mi crashasse. Sono entrato qui ragazzi per cambiare il cambio a questo camion, non per altro, non in questa città, nel senso ho anche fatto qualcosa con gli abbaglianti, pare di sì. Allora aspetta un attimo, no, e mi scusi, un attimino lampeggiato subito a farmi gli abbaglianti. Oh, mi sembrava di ricordare che costasse poco il gasolio, ora vediamo magari di farlo. Perché abbiamo da fare veramente tanta strada. Non è tanto di salire. km. Oh, ma questo qui c'ho 4 parcheggi liberi. Qui è andato a parcheggiare lì a fianco. Questo anche. E c'è un parcheggio davanti lì al naso. Ops. Cambiamo il cambio. No, vabbè. Ben volentieri, già che ci sono officina. Però volevo mettere il 308. E altri 5200. Prima erano 5199, adesso 5200. Sperando di... Cioè, ho speso 10.000 euro solo per cambiare il cambio, che era una cosa inutile. Giusto per rendere un pochino più realistico la cosa. Perché sennò avevo quello che... E quando mettevo 5 scatti di retarder in automatico si attivava il freno motore. Guarda lì come ci passa.
speso 10.000 10.399 euro. No! Giroteca davanti. Occhio ragazzi. Che se non fa un incidente è strano. No, solitamente. Però non mi fermo a fare gasolio. Solitamente Giroteca è stato tipo espulso dalla Norvegia. Perché faceva troppi danni là. Non mi ricordo bene. Giroteca ha anche dei. Ho visto che ha comprato da poco, che ha firmato un contratto per 5.000 camion. No, dai, 5.000 non può essere. Tipo tantissimi camion con Volvo. Ha comprato un sacco di Volvo la Girteca adesso. Perché questi stanno fermi? Ah, forse perché passano i trammini. Oh, poi effettivamente è vero, quello lì ha fatto l'incidente prima, ma cioè la macchina l'aveva fatto passare, si era fermata per farlo passare, lui è partito e ha fatto l'incidente, come stavo fa per fare io adesso. Si è fermata per farmi passare, io sono partito e l'ha partita anche lei. Ciao tram. Tram. Ok, meglio rallentare qua. Giro 197, da dove ne viene questo? Sarà qualche paese dell'est? No, forse UK. Sì, Oleg. Oleg sono solitamente gli inglesi, comunque i statunitensi, ciao. Quelli del Regno Unito. Haulage, perché sennò dappertutto dicono transport. Transport e haulage è come dire trasporto e autotrasporto. Beh, ora non so così tanto bene la differenza, comunque non c'è niente di differenza. O comunque c'è pochissimo. O magari vedete in qualche camion c'è scritto, che ne so, transport LTD, oppure qualcosa. In teoria LTD, non lo so, ma credo sia la sigla di Limited, che stia per magari responsabilità SRL, società responsabilità limitata, una cosa del genere. In genere ce l'hanno loro LTD, altri non ce l'hanno. Come gli italiani li vedi quelli che ci hanno scritto D, magari con il semirimorchio A, D, insomma. Questo qui ha finito di fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Forse, secondo me si sposta ancora una volta. No, no, forse no. Ora vi faccio vedere come prendere uno svincolo a 90, che in realtà ti capoti come se non fosse niente, non te ne accorgi neanche di capotarti in quanto veloce avviene. Ok, pesa un pochino più larga alla fine. Bene, siamo già a 22 minuti, quindi direi che appena possiamo ci fermiamo, ovvero mai più. Questo cosa fa? Mi vuole sorpassare, vuole aspettare, e io mi sposto. Quindi ragazzi, io vi saluto adesso perché per non stare troppo a allungare la puntata, che. No, beh, dai, possiamo aspettare ancora un pochettino, anzi sì, aspettiamo ancora un pochettino di arrivare magari appunto al casello. Perché comunque ho fatto tipo 5 minuti almeno di spiegazione tasti e non pesa niente in quel punto il video, quindi posso farlo. Che io lo faccio i video più corti. Sì, ma questi qui adesso la velocità fanno i 90 anche loro. Ho cominciato a farli più corti non per un motivo specifico, per i soldi, per chissà che cosa, ma perché mi iniziavano a pesare troppo con questa grafica. Salva. Ma meno male che non ho dovuto.
andare istantaneamente perché mi sbagli. Sì, beh, io devo anche fermarmi. Ok, occhio a tutti gli stessi per vedere se c'è della gente in angolo cieco. Comunque qui è bello, puoi fare 90, nessuno ti dice niente, sei in regola se fai 90, non è che dici magari scegli 87, sei un po' fuori regola. No, no, sono proprio 90. Quindi è veramente comodo viaggiare in Francia. Ci sono abbastanza autostrade, non è... Ci sono anche troppi caselli per i miei gusti, però vabbè, ha un lato positivo, cioè un lato negativo, ci dovrà pure essere. Dai che ci avviciniamo ai 5.000 km, 498, 499, 5.000 km. Ah ragazzi, non vi ho detto, ho messo un autista sull'R410, che aveva uno di ADR e uno di lungo raggio, sì. Uno di ADR e uno lungo raggio. È una ragazza, si chiama, non mi ricordo, ha 0.8 di valutazione, quindi proprio niente. Però... almeno ci dovrebbe aiutare un pochino a pagare i debiti. Ora siamo a 30.000. Se andiamo avanti così, andiamo a bagno, se no. Perché avevamo tipo 80.000 euro qualche puntata fa. Fate conto che noi, va bene, abbiamo pagato autostrada, abbiamo pagato traghetti, abbiamo... sì, traghetto per l'Irlanda, per l'Islanda ci sarà costato un bel po', immagino. E... pagato insomma traghetti e magari aggiustato il camion e anche ripagato il prestito, però eravamo bene a 84.000 almeno, mi ricordo che a 84.000 c'eravamo di sicuro, quindi ora siamo a 30, vuol dire che spendiamo e non abbiamo speso niente come spese, cioè tutte spese obbligatorie insomma per fare i viaggi. Dobbiamo un po' stare attenti che sennò rischiamo di andare a bagno. E ora ci dà 110.000 euro questo. Lo portiamo in tempo, ovvero entro 81 ore, 3 minuti. Ma vedi che non fanno i 90 allora, ma io sono i 90, guarda un po'. E lui mi supera. Se lo portiamo in tempo ci danno veramente tanti di quei soldi. Blue Water. Beh, di che colore vuoi che sia. Comunque, prossimo cambio, ragazzi, avevo pensato un DAF XF 106. Poi vedremo un pochettino, magari... prossimo ancora un Volvo, un FH16 540 serie 3 e avanti ancora non lo so, un... non vorrei andare sul MAN Scania, dovrei tornare per forza su Scania, dovrò tornare per forza su Scania, già tanto che non ci torno dopo il DAF, quindi va già bene dai. Ok, qui c'è un'area di servizio, quindi suppongo mi fermerò qua. No, beh, aspetta. Ora se riusciamo a sorpassare un po' di gente... no, beh, non mi ci fermo, non lo voglio. Chiudo questo... non è vero, mi ci devo per fare un pezzo. Pum pum! Mi devo fermare per forza. Permesso, grazie. Ok. Usciamo. Rischiamo di arrivare lungo. Ok, rallentiamo e andiamo. Vediamo quanto costa qui il gasolio. Ora, questi posti qui per fare gasolio sono stretti, lo vedete anche voi. Quanto costa? 1,13, va bene, faccio pieno. Fare pieno nel in questo camion qui significa come dire, cioè, anche se avevamo pochissimo, perché ho fatto una cosa del genere che ora fa un casino della miseria. Sembra che ho composto della musica. Ok, tipo abbiamo fatto 278 litri, quindi dici va bene, non era neanche meno di un quarto, cioè non era, non è, avevi neanche un, avevi più di tre quarti,
Sì, però un conto è farlo in una macchina che a tre quarti ci sta dentro pochissimo, un conto è farlo in un camion che ci stanno dentro 200-300 litri in un quarto. E giusto che 29.555. Guarda, di qui riesco a parcheggiare. Scusa. Sì. Perché è l'unica strada. Se non fossi riuscito a parcheggiare non sarebbe neanche possibile. Perché di solito c'hanno tre strade questi. Dove mi metto? Dove mi metto? Aspetta, mi allargo e mi vado a mettere in questo qui perché mi piace di più. Qui ci sarà messo un Iveco che perdeva olio. O un Renault, dai. Va bene, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Adana è tutto. Ciao a tutti.